queste sono classiche partite che si possono perdere e come si possono vincere, quindi è un punto che ce lo teniamo stretto. È detto bene, primo tempo dominato dove secondo me dovevamo sbloccare la partita, e in queste categorie se non sblocchi la partita poi diventa dura. E poi il secondo tempo hanno avuto alcune situazioni loro per portarsi in vantaggio e poi comunque l'occasione finale, quindi diciamo un po' da amaro in bocca, però va bene così. Abbiamo provato a cercare di vincere la partita, abbiamo inserito un punto in più. È normale che questo modulo nuovo era un po' più offensivo e cercavamo comunque di sfruttare le fasce con due giocatori forti sugli esterni, sia Minacori, Prinari e Tusiano. È normale che ci siamo, poi dopo abbiamo dovuto lasciare le ripartenze a loro, e sono stati bravi comunque a crearci dei problemi in ripartenza con degli errori che abbiamo commesso a livello tecnico, con dei passaggi sbagliati, e sono ripartiti bene, li dobbiamo migliorare. Il nostro cavallo di battaglia è questo, quello di subire sempre pochissimi gol, perché io anche e il mister da ex difensori ci teniamo bene a fare la fase difensiva, che è la cosa più importante per una squadra. Poi dopo si lavora anche in fase offensiva, ma prima non prenderle, sperando che comunque questa porta inviolata resti per parecchio tempo. Ecco, cosa le è piaciuto di questa partita e cosa invece c'è da migliorare? A me è piaciuto l'intensità dei ragazzi. I ragazzi hanno speso tanto, si sono mossi bene, forse in virtù anche del notevole sforzo fisico che hanno compiuto il primo tempo, forse magari il secondo tempo, ma giustamente i ragazzi, qualche giocatore con i crampi è uscito, però ci sta, siamo ancora alla seconda giornata di campionato e non potevamo pretendere di più. È normale che c'è da migliorare e in settimana vedremo.